Camion, vieni, tu tratti con un clown. Fammi un po' vedere. Ma che cazzo stai facendo? Guarda, se hai un microfono, amico. Ma quale perché microfono? Non vuole che lo tocchi? E passiamo ora ad un altro triste episodio di cronaca. A Los Angeles, il capitano di polizia Andrew Bogomil è rimasto vittima di un attentato in pieno giorno. Il capitano Bogomil è ancora vivo, ma le sue condizioni sono molto gravi. Sembra che stesse conducendo indagini riguardo la cosiddetta banda dell'alfabeto. Da Beverly Hills è tutto. La magistratura di Seattle ha aperto una nuova inchiesta. Dipartimento di polizia di Beverly Hills. Sono l'ispettore Axel Foley del dipartimento di Detroit. Ah, lei è quello che... Sì, quello l'ho appena saputo. Senta, per piacere, può passarmi l'ospedale in cui il capitano è ricoverato? Certamente. Grazie. Pronto? Sì, chi è che parla? Sono Jen. L'ho appena saputo, mi dispiace. Come sta? Hanno finito ora di operarlo. Axel. Si salverà. O meglio, io voglio sperare che sia così. Ti passo Billy. No, il dottor Manfield non è in sala operatoria. Prego. Axel. L'ha quasi ammazzato. Due colpi, gli ha teso una trappola. Chi è stato? Quel bastardo dell'alfabeto. A chi affideranno il caso? A voi due? È una faccenda... è tutta politica qui da noi, Axel. Non credo che... lo daranno a me a Taggart il caso. Aspetta un minuto. Ace! Eccomi, arrivo subito! Sta vicino a Jen. Axel. Axel! Ehi, hey, Ace! Scusa il ritardo, ma mi ci è voluto più tempo. Tu sei quel figlio di cane del carico di sigarette, ti riconosco. Te ne ho parlato, ricordi? La polizia disse che era di Buffalo. Ehi, amico, togliti quegli occhiali. Me lo sentivo che eri proprio tu, carogna! Quel giorno non mi hanno beccato per un pelo, ho perso tutto il capitale per causa tua! Vieni, sei un pezzo di merda! Sono un uomo d'affari, io uno forte! Tu invece non solo tardi mezz'ora, ma ti presenti anche in compagnia di uno sbirro in borghese! Ma che ti stai inventando? Lui non è un piedipiatti! Ma come no? Nell'ambiente chiamato il viscido! Come ti è venuto in mente di portarlo qui? Mi credi un piedipiatti? Certo che sei un piedipiatti! Guarda che ti sbagli, è mio nipote! Chiunque sia è uno che porta iella, non so se per te è così, ma a me porta iella! Porto iella? Sei tu che porti iella! Il mio socio è in galera a riparare le auto che ha sfasciato quel giorno per scappare col tuo camion! Vieni, tu tratti con un clown! Fammi un po' vedere! Ma che cazzo stai facendo? Guarda, se hai un microfono, amico! Ma quale perché microfono? Perché non vuole che lo tocchi se non è uno sbirro? Se non ha un microfono, perché non si lascia perquisire la mia? Spiegamelo tu, Vinny! Perché non si lascia perquisire? Perché non si lascia? Se hai il microfono, fra un minuto siamo circondati! Vieni a sentire, ti ho trovato le carte, 2000 American Express, credito illimitato, ok? Hai portato i soldi, vuoi farlo l'affare, sì o no? Certo, coi soldi, ma di affari parlo solo con te. Non farò niente di fronte a lui, perché lui è un poliziotto. Io la puzza di maiale la sento subito. Da giovane ero musulmano e ti dico che c'è un porco qui e che... Sì, è porco, è puzza di porco, è stato lui, è lui che appesta l'aria, tuo nipote. Se vuoi fare l'affare sai dove trovarmi. Vaffanculo, maiale, o segui la sua troia. Poliziotto aeroporto, ehi, vieni qui, amico, vieni qui. Ehi. Thank you.